Oggi vi propongo degli involtini di vitello e andrò a utilizzare delle fettine della parte posteriore dell'animale. Sono degli involtini, può essere anche un'idea magari per chi vuole anche fare una cena un po' particolare a casa per rendere un po' più carino, un po' gourmet. Tutto sarà abbinato a una salsa di pomodoro freddo, bello fresco e estivo. La prima cosa infatti che vado a fare è la salsa di pomodoro. Per fare questo mi serve un buon frullatore. Vado a inserire all'interno del frullatore i datterini, aggiungo della buccia di limone, del sale, origano secco e giusto un filo d'olio. Chiudo e vado a frullare alla massima potenza. Ora prendo una boule, un setaccio e vado a passare il tutto. Questa la tengo da parte e andrò a utilizzare per l'impiattamento. Ora passiamo agli involtini. Gli involtini andrò a farcirli con dei peperoni colorati, delle alici e dello spinacino. La prima cosa che vado a fare però per far sì di riuscire a piegare l'involtino è sbollentare il peperone, quindi ne ricavo una parte, vado a togliere la parte bianca . Ora acqua salata, li vado a sbollentare per qualche minuto. Sono già preparato dell'acqua fredda e ghiaccio per raffreddare subito la cottura. Nel frattempo prendo le fettine di vitello, le vado ad appiattire il più possibile con un batticarne. Inizio a pepare l'interno, vado a mettere delle foglie di spinacino novello e invece di mettere del sale andrò a mettere qualche pezzettino di alice sott'olio. Ora vado a estrarre i peperoni e li raffreddo subito in acqua e ghiaccio. Prendo della carta, in questo modo avendoli anche sbollentati il peperone perde un po' magari di quella parte che non tutti riescono a digerire, quindi la parte un po' più forte. Iniziamo a mettere qualche pezzettino di peperone all'interno dell'involtino. Alterniamo un po' di colori e ora andiamo a chiudere gli involtini in maniera classica, arrotolandoli su se stessi. Prendiamo il pizzicadente e andiamo a chiuderli. Cerchiamo di pareggiarli leggermente. Ora a padella inseriamo dell'olio extravergine di oliva, qualche erba aromatica, rosmarino, salvia, uno spicchio d'aglio in camicia. Aspettiamo che si scaldi, nel frattempo andiamo a salare anche esternamente, giusto una punta, visto che abbiamo tanto le alici interne di involtini. E ora andiamo a cuocere gli involtini. 2-3 minuti ancora di cottura e poi procedo con l'impiattamento. Iniziamo a impiattare. Sulla base del piatto andiamo a mettere la salsa di pomodoro. Prendiamo l'involtino, centro, del peperoncino, un filo d'olio extravergine, per richiamare una fogliolina di spinacino. Ecco qui, l'involtino è pronto, un modo diverso per renderlo un po' gourmet. Provateci, alla prossima e buon appetito!